Allora, lei dice che sia solo una personalità troppo. Il sassofono, perché cercavo di dare una ragione, che poi le ragioni non ce n'è mai una, ce ne sono molte, che poi. Questa un po' la difficoltà dell'inserimento del sassofono nella compagine orchestrale, perché il sassofono ha una personalità di timbro così forte, così marcata, che in ogni modo si avverte, quindi se uno cerca un complesso di suoni, un complesso complesso di strumenti di legno, per esempio, e allora mi pare gli altri, questi normali e usuali, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, si combinano bene insieme. Se si inserisce il sassofono, come si dice in gergo, sfora. Lei sa questa espressione, no? E per questo forse non è di uso così comune come poi sono diventati gli altri strumenti di legno. Ma io l'ho usato spesso il sassofono, soprattutto nei primi anni che ho cominciato a comporre. Ma perché mi è venuto questo interesse del sassofono? Perché io mi ero già interessato ai primi per in Italia naturalmente. I primi esperimenti e i primi concerti di band americane. Mi ricordo di aver assistito da molto giovane al concerto della band di Paul Whiteman, che fece la prima tournée italiana. Mi ricordo all'oggione di un teatro e io andai ad ascoltarla apposta per curiosità e naturalmente mi colpì perché erano molto bravi, erano degli esecutori eccezionali. E la musica che facevano non era una musica volgare e di consumo, ma una musica scritta molto bene, con criterio, insomma, di una levatura estetica interessante. E poi è stato il momento della grande diffusione del jazz in Europa, che è avvenuta subito dopo la prima guerra, cominciando dal 24-25 in poi, c'è stata una diffusione enorme. E questo tipo di musica era in un certo senso simboleggiato proprio dal timbro del sassofono, perché era l'istrumento nuovo, nel senso che non c'era una tradizione e quei pochi che si occupavano non erano conosciuti, era quasi un istrumento clandestino al di fuori della banda naturalmente. Per molti musicisti era considerato un strumento di banda, e quindi di seconda categoria, niente affatto, perché è un strumento nobilissimo e di grande possibilità artistiche. Allora, io proprio per questa curiosità e questo interesse che ebbi in quel momento per il jazz e per tutto quello che era intorno al jazz, l'orchestra, eccetera, proprio scelsi il sassofono in diverse mie composizioni. L'adoperai in una composizione ho operato due, sono contralto e baritono, e quindi l'ho adoperato per un certo tempo proprio perché questo timbro mi permetteva di inserire qualche episodio un po' particolare in cui era protagonista il sassofono, o era protagonista solo oppure il sassofono accompagnato, comunque aveva una preminenza. E io in questo senso l'ho sempre adoperato, evitando per quanto era possibile naturalmente, di includerlo nella grande massa, di farlo confluire in un pastone timbrico, generico, che molto spesso si adoperavano in orchestra di quell'epoca là. Se non sbaglio, un esempio di questo tipo è la Gagliarda della La partita. Gagliarda della partita, sì. Ma prima della partita l'ho adoperata anche in una composizione precedente alla partita, ossia in un saggio scolastico che ho fatto 2 anni prima. Ecco, Sarebbe ouverture da concerto? in quel saggio si chiama Concerto per Orchestra. La prima parte era un'ouverture da concerto, la seconda parte era un'altra cosa. Poi più tardi io ho estrapolato questa ouverture da concerto
L'ho rivista un po' e l'ho fatta pubblicare separatamente, ma già allora, e quindi 2 anni prima della partita, avevo impiegato il sassofono. Nell'ouverture del concerto c'è il sassofono, impiegato 2 anni prima. Quindi tanto per darle la cronologia del mio interesse per il Ah, sassofono. impiegato 2 anni prima in quale opera? In questa ouverture da concerto, l'ouverture da concerto faceva Sì. parte di un mio saggio scolastico di 1930. Ah, ecco. Poi dopo, quindi c'era l'ouverture da concerto, una Sì. prima versione. Poi dopo la partita ho ripreso questa ouverture da concerto, l'ho stesa definitivamente e l'ho fatta pubblicare. Quindi l'uso viene 2 anni prima che scrivessi poi la partita. Ah, ecco. Sì, allora il 31 è la data di pubblicazione dell'ouverture. No, il 30 è la data di composizione, 33 è l'anno di pubblicazione. E come l'ho detto, l'ho fatto pubblicare 2 anni dopo, rivedendo certe ingenuità di scrittura. Sì. Ma per quanto riguarda il timbro, ecco, oltre al modo in cui l'aveva utilizzato lei, l'aveva ascoltato, l'affascinò solo quelli, che poi era avvertibile soprattutto il linguaggio Del dello sassofono? sassofono. Però ecco, sul timbro, il colore. Era quello che mi aveva impressionato di più, no? È il colore. Appunto l'ho detto, questa personalità di timbro che non si confonde con gli altri. Non si può interpolare in mezzo a tutti gli altri perché viene fuori sempre questa personalità. Allora il timbro non diventa più omogeneo perché c'è un strumento che fora e viene poi fuori Sì. degli altri, in questo senso. Ma ha pensato mai a paragonarlo o pensando di scrivere con sassofono, ha pensato mai, ecco, lo devo utilizzare come fosse. Come, no, 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 non ho mai fatto questo errore con gli strumenti. Non si può adoperare un strumento come se fosse un'altra cosa. Questo non l'ho mai fatto perché non è nella mia natura. Se adopero il sassofono, lo adopero in quanto sassofono, ma non in quanto immagine di un riferimento di un'altra cosa, suggerimento di un'altra cosa, questo non mi appartiene, non l'ho mai fatto. Gli strumenti devono avere la loro personalità, la loro identità e quindi devono rendere per quello che realmente sono, per il loro timbro, le loro possibilità espressive e tecniche e quindi proprio nella loro vera realtà bisogna liberarle. Questo almeno è stato il mio punto di vista, la mia condotta. Ma oltre l'esperienza della band di Whitman, ebbe modo di ascoltare qualcos'altro Ma sì, poi ho ascoltato del. naturalmente nella vita reale, sì, ho ascoltato molte cose, adesso io non posso mica fare tutti gli episodi in cui ho ascoltato, fino all'ultimo l'ho ascoltato per dirle questo mio interesse, ma un interesse puramente culturale e estetico naturalmente. Non so, mi ricordo del 55, la prima volta sono andato a New York, ah no, al 56, mi pare ho fatto due esperienze, ossia ho ascoltato il jazz a New Orleans, ossia il jazz proprio nei piccoli tabarè di negri dove cioè, sono molto popolari, dove ogni sera 3 o 4 vecchietti con i capelli bianchisti suonano il jazz, il vero jazz, il jazz popolare, il jazz degli inizi, capisci? Non il jazz formato da musicisti. Allora quello mi ha impressionato molto perché era molto bello, a vedere questi vecchietti che facevano questa musica vivace, ma che sapeva di altri tempi. E poi a New York ho ascoltato invece l'altra faccia del jazz, il jazz colto in certi locali frequentati da un pubblico molto intellettuale.
dove si faceva il jazz freddo, il cosiddetto jazz freddo, jazz intellettuale. E allora là erano musicisti molto intelligenti che trafficavano su questo tipo di musica così, che anche quello mi interessò molto. Ma là non c'era più, non era più il protagonista del sassofono. Nel piccolo tabaret dei negri, dei vecchi negri, c'era ancora un sassofono, ma nel jazz freddo, il jazz intellettuale, il sassofono non era più uno dei protagonisti. Perché c'era stato tutto uno sviluppo, tutta una continuità diversa. Quindi esperienze di conoscenza del sassofono invece nell'ambito, diciamo, accademico, non in quegli anni, ma c'era poco, non ebbe. Dopo questo esempio sublime di Mussorgsky, Ravel, e altri esempi di sassofono, indicazioni, cosa c'è? C'è, mi pare, un Bizet in qualche posto. L'Arlésienne di Bizet. L'Arlésienne, mi pare, sì, no? Sì. Ecco, c'è un brano dell'Arlésienne. Ma poi altre cose che le si ricordano? Le suite sinfoniche di Rachmaninoff. C'è una parte solistica che è molto simile a... Infatti io le volevo chiedere se nella sua Gagliarda c'era qualche riferimento o c'era stato qualche cosa rispetto a... Perché c'è una parte molto simile nelle danze sinfoniche di Rachmaninoff, che sono del 904. Mai sentite, non so di chi si tratta. Rachmaninoff, certo, ma no, questa qui mi è completamente ignota, quindi. E poi credo che un mio interesse per Rachmaninoff, soprattutto a quei tempi, era inesistente, era un musicista che disprezzavo, come disprezzavo, i giovani hanno diritto di fare queste, e quindi non, niente, ignoro del tutto, non ho mai sentito. No, non era, se c'era un riferimento, poteva essere il timbro che me ne veniva da questa attenzione al jazz e alla band, ma poi il timbro lo adoperavo naturalmente per fini miei, non è che facevo il verso a come l'avevo ascoltato, è chiaro, è un'altra cosa, no? Quindi lei ricorda io ho qui una lettera da qualche parte, perché l'altro giorno ho incontrato il maestro Taddei, Claudio Taddei. Ah, Taddei, sì. Lo ricorda? Certo, è il sassofonista, certo, che lei ebbe modo di apprezzare, infatti, in quella proposta, di quella sollecitazione a far nascere la cattedra di sassofono. Ah, sì, sì, sì. Lei, sì. Taddei me lo ricordo, che... sì. Oltre... E lui era clarinettista all'Orchestra di Santa Lucia. Sì, sì. E prendeva il sassofono ogni volta che serviva. Ecco, diciamo, con sassofonisti classici non ebbe altri rapporti? No, perché naturalmente i miei pezzi si seguivano nelle varie orchestre e avrò avuto occasione, perché io ho diretto anche molto spesso i miei pezzi anche con sassofono, però trovavo l'orchestra e l'esecutore, non avevo rapporti col sassofono, non avevo rapporti se no come direttore dell'orchestra, la compagine orchestrale, ma niente di più di quello. Quindi non ho avuto un'attenzione continua e particolare e approfondita col sassofono. L'ho adoperato secondo quello che mi serviva, capisci? Tenendo conto di questo straordinario timbro, le varie spezzature, e appunto scegliendo, io mi pare che ho scelto il baritono, contralto e tenore, o anche soprano, mi pare. Ma le dirò, maestro, a me risulta che ha... Vedo che neanche mi ricordo più, perché sono cose... A me risulta che nel primo concerto ho utilizzato nell'ambito dell'orchestra un contralto. Ecco, il contralto. Nel Magnificat ha utilizzato anche un contralto. Sì, sì. Nell'Overture da concerto un tenore e nella partita un soprano e un contralto. Ecco, il baritono sembra non esserci. Ecco, allora sì, a sì, meno che non sbagli. Ma non mi ricordo. Adesso va bene, va bene. Lei è molto più preciso di me.
Ma però ricordo almeno dalla partita di averne adoperati due. Sì, nella partita soprano e contralto. Sì. Sì. Il tenore l'avevo da concerto, sì, mi ricordo. Sì. E anche il contralto nel Magnificat, con un effetto molto, molto buono, cioè una frase solistica che esce fuori improvvisamente e fa un buon effetto. Questo bel timbro sonoro, vibrante, molto denso di suono, compatto, ma espressivo. È un gran bello strumento. Che cosa ne dice dell'utilizzo di uno strumento che, come il sassofono, che ha questa influenza jazzistica, ma ha anche una personalità, diciamo, classica, fra virgolette, che le viene... Ma questo dipende dagli autori che lo impiegano, no? Adesso mi pare che gli autori contemporanei li impiegano poco il sassofono. È stato molto in voga il sassofono nella musica colta, diciamo. Posso dire dal 925 sino al 40, anche sino al 50 magari, al dopoguerra. Poi piano piano si è spenta la cosa, perché c'è stato poi degli altri interessi. Ma è stato un momento di... E anche Stravinsky ha fatto qualche cosa del genere, no? Sì. L'Ebony Concert, non conosce sì. lei. Sì. Ecco, è una bellissima cosa. Proprio è un concerto di jazz, no? Mi pare... Ad opera il sassofono in Ebony Concert? Sì. C'è il sassofono, sì, credo sì. di sì. Sì, sì. Sì, ricordo di sì. Al giovane compositore oppure a chi vuole interpretare un'opera per sassofono ora, che cosa dice? Che cosa le verrebbe da dire in relazione al suo quadro, al quadro che ha dello strumento? Chiaramente oltre tutti i commenti che ha già fatto, che ma sono, voglio dire, ecco, dire, voglio dire che stai attento a questo. Scusi, sì. Ma una domanda non è precisata bene, perché se un giovane mi dice, la parte che adesso non insegno più, quindi non ho rare occasione di sentire i progetti di un giovane, la musica la posso sentire quando mi portano una registrazione, altrimenti non posso leggerla. Questa è la sua scelta. Se sceglie il sassofono, tanto bene. Io le posso dire di non scimmiottare col sassofono degli altri strumenti, ma di adoperarlo per quello che è originalmente e non cambiare la natura dello strumento. Posso dire quello? Sì, sì, no, è molto interessante quanto dice, ma grosso modo lei vuole sapere qualcosa? No, proprio quello che ha detto è interessante, perché dico, comunque noi siamo quello che i nostri avi sono stati. Il sassofono si deve fare per forza riferimento a quello che l'ha preceduto, essendo lui lo strumento più giovane, se non altro, che esiste. Va bene, però un riferimento si può fare prima di tutto al jazz, modo come stare ad operare, ma poi anche la musica colta, prendendo gli esempi, mi ha detto lei, Rachmaninoff, ci deve essere anche un concerto di Gretchaninov. Sì. Mi pare, no, Gretchaninov, un altro nome russo, per sassofono, certamente. Poi c'è anche una trascrizione di un pezzo di Debussy. Quella non è una trascrizione, è il concerto, la rapsodia. Per sassofono, contralto. La rapsodia per clarinetto o per sassofono? Ci sono tutte e due. Ecco, allora vede che sì. Ho ancora buona memoria per queste cose. Poi che altro ci può essere? Beh, non posso sapere tutto. Ma sono autori, mi pare, che hanno adoperato il sassofono per quello che è realmente. Sì. Non per farlo diventare, per dare l'illusione che sia una cosa diversa. La musica può dare questa illusione, ma non il timbro. Beh, insomma.
Comunque al giovane non saprei consigliare che di rimanere fedele al timbro dello strumento e adoperarlo nel miglior modo possibile, da metterlo in vetrina, diciamo. Quindi è uno strumento da mettere in vetrina. È uno strumento da mettere in vetrina per la ragione che ho detto prima, per questa sua indipendenza, per questa sua personalità e autorità di timbro. È uno strumento da adoperare sempre secondo quelle qualità e non mescolarlo insieme ad altri, perché non va mescolato, perché altrimenti perde di sapore, perde di, come posso dire, perderebbe di dignità. Lei conosce per caso almeno ricorda la creazione del mondo di Milò? Sì, la conosco, sì, ma non mi ricordo l'orchestrazione, Non che c'è il c'è il sassofono. sassofono, sì. Vabbè, mio, lo devo operare parecchie volte, il porto e il sassofono, perché ha scritto diverse cose di questo carattere qui, tra il jazz e la musica brasiliana. Ecco, Eppure l'ha utilizzato solo in quell'opera. e appunto il sassofono mi pare che ha diverse, l'ha adoperato molto. La creazione di un mondo, sì, è un balletto. Sì, È era la musica divertente. per un ballet, È divertente, sì. Beh, ma i francesi l'hanno operato più degli italiani, sì. Sì, diciamo. indubbiamente, indubbiamente. Ebbè, loro avevano una scuola più Già. che se. Ma Allora, lei non ha mai suonato in orchestra? no. Ah, ho capito. Ha fatto sempre il solista. Sì. Ma io spengo.